La richiesta è molto semplice. Secondo noi è diritto di tutti i cittadini e anche dei lavoratori che accedono alle strutture, che lavorano all'interno delle strutture sanitarie, che queste siano gratuite. Grazie. Il tema parcheggio è un tema sentito, è un tema importante. Io condivido alcune delle premesse fatte dalla risoluzione presentata dalla consigliera Sensoli. Credo però anche che se vogliamo fare un lavoro serio nell'interesse dei cittadini e non fare solo delle chiacchiere, non si possa partire dal principio della gratuità per tutti, per tutte le strutture. E credo sia anche giusto non lasciare gratuiti i parcheggi degli ospedali dei centri storici, perché la sosta gratuita renderebbe difficile l'accesso degli utenti a quelle strutture. I cittadini dei centri storici sono contenti di pagare 50 centesimi l'ora per la struttura sanitaria per poterci entrare, per evitare che chi abita lì attorno possa occupare per settimane il posto. Grazie Presidente. Ho ascoltato attentamente il discorso della consigliera Zapaterra. Partiamo da un punto. Se sono 40 anni in alcuni casi che il problema c'è, oggi si chiede una disamina? Nei 40 anni scorsi dove siete stati? Punto secondo, un lavoro serio e concreto. Bene, noi chiediamo un principio fermo, saldo, che tutela il diritto dei cittadini e dei lavoratori, dal quale partire per trovare delle soluzioni. Quindi non sono chiacchiere a vuoto, è un principio fermo da cui non si può scappare. A me la risoluzione del PD non pare così concreta, mi dispiace, ma avete delle parole troppo ricorrenti nei vostri atti. Strategia di mobilità, disamina delle specifiche caratteristiche, promuovere coordinamento, approfondire vari aspetti. Ditemi cosa c'è di concreto in questa risoluzione. A noi sembra nulla, sembra il solito atto in cui si lascia la palla completamente all'assessorato, che oggi pare non risolvere il problema, anzi agli assessorati, perché mi dispiace non ci sia l'assessore Donini, al quale avrei chiesto per quale motivo si spendono risorse per delle tratte completamente inutili e che costano al territorio. Quando dico costano, lo intendo in senso materiale e immateriale, perché costano agli abitanti in termini di disagi e costano agli abitanti in termini di soldi, e si spendono circa 100 milioni di euro in un TRC per 9 chilometri di tratta, e poi non si fa una metropolitana dove serve, ad esempio, per quanto riguarda Cona. Quindi qui siamo proprio fuori da ogni logica a favore dei cittadini. Per quanto riguarda la gratuità, qui si nega un diritto, poi ci sono centri commerciali, catene, guarda caso, di grande distribuzione, sempre legate alle solite cooperative di grande distribuzione, dove una parte dei parcheggi sono suolo pubblico. Mi scusi, la sentiamo anche se non sì, può. Sì, lo so, grazie. purtroppo mi scaldo. Spegnetemi il microfono eventualmente, però ci sono dei parcheggi gratuiti nei centri commerciali, pur essendo in suolo pubblico, e poi si fanno pagare i parcheggi negli ospedali. Ultima questione, la stampa. A proposito di titoli di giornale, mentre qui si cercava di fare un lavoro condiviso con le altre forze politiche per trovare una soluzione per i cittadini, la consigliera Zapaterra usciva sui giornali. Questo è voler mettere bandierine. Mentre qui trovavamo una soluzione condivisa per i cittadini, qualcuno usciva sui giornali anticipatamente. Questo modo di comportarsi non lo accetto. Assolutamente voteremo contro la risoluzione del PD, perché non dice assolutamente nulla.